e da tanto tempo potete controllare le agenzie, che c'è una voce forte cittadina che chiede il potenziamento di mezzi e di strumenti per le forze dell'ordine del nostro territorio. C'è una altissima collaborazione istituzionale. C'è un tema che è quello legato all'ordine, alla vivibilità della notte, c'è il diritto dei residenti di riposare, c'è il diritto dei commercianti di dare vita ad attività economiche, c'è il diritto dei giovani a divertirsi. E questo è un tema. Dall'altra parte Napoli non è certo nuova all'uso delle armi, registriamo con un urlo di allarme che si è abbassata l'età tantissimo e che la movida diventa un'occasione. Ma tante altre occasioni ci sono e non sono sotto i riflettori della movida. Sabato scorso noi abbiamo salvato la vita attraverso l'intervento interforze a dei ragazzi con meno di 16 anni che si accoltellavano nella villa comunale, eppure non se ne è parlato come questo. Questi ragazzi con il loro disagio, con queste storie di limite dei quartieri, si prendono a cazzotti nei corridoi della scuola, aggrediscono i docenti. Allora è un tema legato all'infanzia e all'adolescenza, bisogna mettere al centro. Così come con un modo molto forte e serio chiediamo un potenziamento di strumenti per le forze dell'ordine e per la polizia, occorre anche un potenziamento di strumenti per quanto riguarda un vero piano per l'infanzia e per le famiglie e per l'adolescenza. Perché non esistono ricette magiche, ma in questo momento la città, che sta lavorando tantissimo a se stessa, vuole avere strumenti per dare delle risposte serie. Nel frattempo, anche senza risorse, ci immaginiamo dei progetti.